Il Carnevale di Fano, storia e cronaca. È questo il titolo del libro curato da Enrico Tosi sulla manifestazione più antica e dolce d'Italia. Il libro è composto da due volumi, il primo che va dal 1347 al 1940 e il secondo dal 1943 fino al 2017. Nelle pagine sono presenti diverse fotografie d'epoca e moderne, articoli di giornale, documenti e poesie. Con questi due volumi viene ricostruita la storia plurisecolare del Carnevale di Fano, dal secolo XIV ai giorni nostri. Sono due volumi che si possono sfogliare come una sorta di repertorio, perché sono riportate le documentazioni relative a circa 320, chiamiamole, edizioni del Carnevale. I volumi, già presentati nella scorsa edizione di Passaggi Festival, sono stati consegnati oggi e messi a disposizione della città. Ovviamente saranno consegnate le copie qui alla Memoteca Montanari, nella sede della Carnevalesca, dove è possibile anche prenderli. Oggi ne facciamo la consegna ufficiale dei volumi a coloro che hanno consentito la pubblicazione, che voglio qui ricordare e ringraziare, ovviamente, a parte la Carnevalesca che ha coordinato l'operazione, ma c'è stato il contributo sostanzioso del Comune di Fano, della Fondazione Cassa di Risparmio, della BCC, del Rotary Club e della Fondazione Cante di Montevecchio. Il volume dunque racconta la storia, le origini e gli sviluppi che si sono susseguiti nel tempo, puntando su quelli che sono i simboli caratteristici della manifestazione, come il getto dei dolciumi, l'introduzione delle maschere, i carri allegorici, i balli e le musiche. Era tanto tempo che Fano aspettava questo e insomma ci possiamo inorgoglire del fatto che noi c'eravamo, quindi siamo molto soddisfatti di questo. Alla conferenza stampa presente anche il sindaco Seri, che ha ringraziato l'impegno di Tosi nel redigere questo libro. Un documento, un tesoro straordinario che un fanese innanzitutto non può avere nella propria biblioteca, ma è un documento che dà valore al Carnevale stesso, che dà valore, ad esempio, sono quegli elementi richiesti anche per i riconoscimenti UNESCO per i beni immateriali, sugli eventi, sulle tradizioni. Per cui veramente un grazie a Enrico Tosi per questo lavoro straordinario di ricerca, di archivio, che gli fa onore, e ovviamente la città tutta lo ringrazia perché è un tesoro per la città.